L'hanno picchiato, l'hanno scalciato. Finalmente hanno preso a calci. No, no. Ah, no, scusa, dobbiamo la cosa un po'. Peccato che hanno preso a calci il Gabrone, il nostro amico. Pare pure vabbè. Prima di vedere questo video, no? Ci stavo interrogando su chi fosse questa figura mistica, sì, accanto a lui, sì, no? Perché come potete ben vedere nel primo video Musazzi viene scritto, no? E ci interrogavamo, ma chi è? Chi allora sarà io mai? L'ho beccato su TikTok ed è un boomerone edgy. Non anagraficamente, ma a livello di pensiero. Ma io ho visto più video suoi e purtroppo, hai visto, di solito faccio sempre la reaction. Io ho già visto questa scalciata e non l'avevo riconosciuto. Cioè, quindi è lui che l'ha presa a calci. Ma sta fuori, sì. Vabbè, vediamo. Vabbè, dai. Vediamo, poi lo commentiamo. Che vediamo, c'ho un po' di cose da dire. Io no, giuro, io non so che cazzo è sto coglione. Manco io sapevo che cazzo fosse. Ma sono passato. Ho visto un coglione su un con un telefono. Bella, su un destino, ben tornato. Questo è un coglione, ho pensato. Non posso... Mamma mia, che personaggio fastidioso. Ha detto coglione tre volte. Wow. Sei veramente deve forte, essere proprio sì, una persona tosta questa. Oh, ma se lo becchi proprio ti smonta la live. Cioè, proprio che aggressività. No, sei semplicemente un coglione che parli come un cinquantenne. Io sono rimasto meravigliato quando ho appreso che tu non sei sa come riesci pure a fare qualcosa sul web. Non si sa proprio. Penso che tu sei il primo miracolato effettivo che io riesca a vedere. 7-3, 7-3. Scusami, bro, questi sono soldi per me. 7-3. Questa cosa non ho capito, cioè. Dovrebbe far ridere. Che era lo zimbello, quindi hai diritto di picchiare. Ah, tipo il giullare di corte, sì, che sì, poi sì, corca. E lo picchia. Vabbè, non gli ha fatto un cazzo, mi sembra. Però non ho capito proprio il gesto. È il gesto, sì. Tipo leva. Non mi sembra un gesto violento, ma quasi un gesto per marcare il territorio. Sì, sì, sì. Tipo sono io il maschio alfa. Sì, sì. Sto coglione per 15 euro sta facendo sto balletto di merda. Mi ha fatto male. No, tu per 15 euro fai sta stronzata. Vabbè, sono buoni 15 euro. Anche per 500 euro farei mai questo. Infatti, stima per la calma che sta mantenendo il Gabrone. Sì. Lo sto pensando pure io, sì, perché comunque. Al Gabrone fa comodo avere uno che si pia per culo da solo in questo modo in live. Esatto. Cioè, alla fine. Ma lui è diventato bravo, secondo me, in relazione al counter sulle provocazioni. Perché questo è un provocatore di bassa lega. Vabbè, comunque. Questa non è un'aggressione, ovviamente, è un cazzeggio. Io non vorrei far vedere la sua fava. Però io non vorrei scambiare spesso e volentieri la calma con la pavidità. Che non toglie nulla, perché in, in questi contesti, secondo me, è ovvio che in qualsiasi modo riesce a mantenere la calma, è sempre meglio. Però sì, il Gabrone sì, mi sembra proprio l'emblema del pavido. No, cioè, diciamo, mi sembra tranquillo. Pavido trolla, no. Trolla e scappa. Pavido no, trolla e scappa. Me. Quindi alla fine rientra anche nel suo mood, no? Perché cioè io se vedo mo il Gabrone che inizia a trollarlo fino a prendere le botte e ridere, io non mi stupirei, perché comunque rientra nel suo mood. E c'è sta, perché è un provocatore. Quando uno, è spaventato, glielo si legge in faccia, almeno sì, mo non mi sembra di vedere paura o pavidità. Che cazzo dici? Ci hai azzeccato. No, vabbè, la pavidità ce l'ha nel cuore. Io in questa occasione è come hai detto Dezzi. Allora, visto sì, come uno che si sta più per culo da solo e dice ho il content. No, lui non lui mi ho sembra... visto spesso che ha portato persone al limite col trolling. Sì. Quindi alla fine rientra nel suo mood. Però non l'ho mai visto pavido, se vi ricordate anche quel mezzo Maranzello Caganotta. Cioè lui comunque era nuovamente andato sotto. Quindi non direi pavido, magari in certe situazioni è consapevole dei suoi limiti. Becca magari uno grosso, poi questo qua c'era 40 anni, magari dice evitiamo, però in generale non mi sembra una persona aggressiva, tutt'altro. Sì, sì, poi in questa situazione specifica lui sa che sta con uno che c'ha pure un mezzo nome, no? Sì, ma secondo me si è reso conto in tempo zero che effettivamente è solo un edgelord. Sì, il classico cane che abbaia ma non morde. Palesemente. Cioè, anche perché se mordesse perderebbe tutto quello per cui sta lavorando, quelle briciole di follower. Diciamo così, non è Ercole, infatti spesso l'ha chiamato.
sì, nudi, sì, non a caso, spesso Ercole, 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 cioè io quello intendo. Ah, ma sì, ci sta, non è che non è un insulto, sì, è tratto del suo carattere. Vabbè, se ci stanno quattro persone che ti minacciano, va bene, ci sta che chiami amico tuo. Esatto, fa bene, ma io non sto di questo, infatti. No, a me non sembra che lui sbagli o che sia da meno, o che sia un coglione o che sia un idiota. Io sto semplicemente facendo un'analisi. Sì, sì. Sto Musazzi fa i milioni su Instagram e Facebook. Bella per lui, però le visualizzazioni, Facebook di cazzate sono buoni tutti. Pure come cazzo si chiama? Story Impact. Ma da come parla sembra uno che non ha accesso a internet. Sì, esatto. E gli hanno tagliato l'internet. Vabbè, allora tanto di cappello che riesce a fare un milione di visualizzazioni pur sembrando un tecnofobo, insomma. Un tecnofobo. Sì, come si dice? Tecnoleso. Un techblin, effettivamente. Sì, sì. Comunque c'è sta che non si mette paura. Oh, non voglio dire che uno ci deve avere l'aria del criminale, però c'è una pochette in mano, cara. La camicia da liberale. La camicia da liberale, le caviglie in vista. Dai, tu ci avresti paura. Le caviglie in vista, mocassini non li vedo, ma li immagino. Li percepisci. Cioè, immagina uno che te dà un carcio con i mocassini, te li mosci coi piedi. Marco, qua la domanda viene spontanea. Marco, tu permetteresti mai di essere scalciato da un tipo del genere? Ma te pensa, dipende come sto. Se sto estremamente tranquillo, potrei pure dire, ma cazzo, se culo e me ne vado. Però dipende come me becchi. Tipo, già come è andato tutto l'andazzo, con la frase che sta per dire, probabilmente non finiva bene. Guarda, secondo me l'unico dei quattro qua dentro che gli staccherebbe la testa è Marco Chidano. Io ne sono proprio sicurissimo. Si raffigura un po' l'immaginario delle persone che un po' mi stanno sul cazzo pure. Poi qua dice, io non mi piegherei neanche per 500 euro. L'ho capito che stava per dire, perché io non mi piegherei neanche per 500. Vabbè, il sottotesto era quello, sì. Sì, infatti, sentiamo. Lo sta per dire. Sì, 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 sì. Anche per 500 euro fare mai una stronzata del genere. Questo è un coglione. Ma per 500 euro non balleresti per 10 secondi? No. Allora il coglione sei te, bello mio. Bravo, Gab. Scusate se mi sono irritato. È che io se vedo che uno balla come un coglione per 15 euro. Ma è uno, sapete gli schiaffi educativi? Quello è stato uno schiaffo educativo. Mamma mia! Mamma mia! Quindi tu sei pro allo schiaffo educativo? Dai, hai visto quello che ha detto Cigalone l'altra volta? Sta scherzando per forza. Però io cito Cigalone. Se tu sei pro allo schiaffo educativo, significa pure che sei disposto a prenderlo. È vero. Quella cosa è molto saggia. È proprio scuola boomer questa. Sì, sì, è incredibile. No, tutti i canoni. L'ha detto veramente. Per 15 euro, ma è uno, sapete gli schiaffi educativi? Quello è stato uno schiaffo educativo. Magari devo danno a te uno schiaffo educativo. Si è arrabbiato? No, un po' sì. Sembra pure un po' editato, Ma sì. Leggermente lucido, diciamo. Sì, sì, non lucido. Sta un po' imbriachello. Sta un po' imbriachellino. Tra LinkedIn. No, sono divertito. Sei divertito? Non si vede dall'occhio. Allora, Gab, questa esperienza col Musazzi. Sta fuori. No, tra l'altro adesso mi sono ricordato vagamente di un suo contenuto super moralista nei confronti tipo delle ragazze che si vestono in un certo modo. È proprio quella scuola di pensiero. Ma io indagherei, andrei sul suo profilo, andiamo su tutti i suoi profili social, tutti, pure LinkedIn. Tocca faccia.